Nunzio Marcelli ha lanciato una provocazione alla politica regionale, creando il Movimento 5 Stelle. Ha posto dei punti ai candidati al Consiglio regionale per le prossime elezioni del 2014, chiedendo la sottoscrizione di un impegno per l'agricoltura, per il mondo rurale. Nunzio Marcelli, sono qui presenti questa sera due candidati che vorrebbero quindi prendere un impegno nei confronti del mondo rurale abruzzese. Sì, io li ringrazio della loro presenza e apprezzo anche lo spirito di disponibilità che hanno dimostrato. Noi con questo atto, che può sembrare formale ma non lo è, perché purtroppo veniamo da esperienze negli anni precedenti dove l'agricoltura è stata sempre presa un po' come l'araba fenice, tutti dicevano che la volevano, poi quando si trattava di dover fare azioni concrete è stato abbandonato. Risultato: abbiamo desertificato il nostro territorio e questo è un punto di debolezza che in questo momento di crisi stiamo pagando tutti amaramente e soprattutto pagheranno le generazioni successive, che non troveranno un tessuto economico e sociale da cui partire per iniziare una loro attività. Cosa ben diversa invece nelle aree del nord Italia e soprattutto del nord Europa, in Francia, in Germania, in Austria, in Svizzera, ci sono realtà agricole, soprattutto di allevamento, che garantiscono la sopravvivenza di alcuni territori. Oltre a dare una stabilità demografica, danno anche un'opportunità di lavoro alle persone presenti e soprattutto un qualcosa che oggi interessa molto di più, e danno una stabilità al territorio, nel senso che riescono a creare un paesaggio che è un grosso attrattore per quello che riguarda l'attività turistica. Per cui noi, nel fissare questi 5 punti, auspichiamo che chiunque sia a governare la nostra regione prenda in considerazione questi elementi, senza lasciarli alla interpretazione, perché scripta manent e verba volant. Grazie. Grazie Nunzio, chiarissimo. Quindi sono qui per rispondere a questo tuo impegno. Dino Rossi di Fratelli d'Italia e Susanna Loriga, di origine sarda ma che vive da più di 20 anni a Sulmona, che è candidata con l'Italia dei Valori. Allora Dino. Beh, guarda, io sono contento di essere qua perché Nunzio ci conosciamo da parecchio tempo, facciamo lo stesso lavoro. Diciamo che io questi punti li sottoscrivo per formalità, ma diciamo che è una cosa che porto avanti da tanti anni con la mia associazione Cospa Abruzzo, ed è stato uno dei motivi per cui ho chiesto la candidatura, candidatura chiesta e non calata dal partito, proprio per ridare il valore all'agricoltura, un valore che praticamente ci è stato tolto. Noi ci fanno contare meno di zero, se posso dire quello che penso, meno di zero, ma è il problema che nessun politico ancora capisce è che purtroppo l'agricoltura, dico purtroppo, è il volano dell'economia, e se non riparte l'economia, l'agricoltura non riparte l'economia, l'ambiente va sempre sul degrado. Noi stiamo vedendo le zone dove c'è stato l'incendio qualche anno fa, la zona di Navelli, dove è morto pure un pilota degli aeroplani, è rimasto tutto abbandonato, tutto che praticamente là, se scoppia di nuovo l'incendio, diventa terra bruciata. Quindi quello che dico è che l'agricoltura deve essere tutelata negli migliori modi possibili per la tutela dell'ambiente e per far ripartire l'economia abruzzese. Grazie Dino. Susanna?
Io sottoscrivo questo programma anche perché oltretutto il programma Nunzio è in linea con la nuova programmazione europea, quella che va, che noi sappiamo, in 7 anni, dal 2014-2020. L'articolo 174 del trattato sul il funzionamento dell'Unione Europea parla proprio in questa nuova programmazione di dare largo spazio alle zone agricole, zone che vivono particolari disagi. Quindi i fondi europei esistono, non sono stati investiti negli anni per queste attività, esistono, è il punto di ripartenza per il nostro Abruzzo. Noi puntiamo su un Abruzzo pulito pensando anche che alcuni investimenti che l'Europa può inviare in Abruzzo per la bonifica, per creare un Abruzzo sano, per creare un polmone verde che dia anche un speranza all'agricoltura, ai nostri prodotti. Quindi sottoscrivo il programma perché, ripeto, dovremmo iniziare subito. Nel caso in cui dovessi essere io ad entrare in regione, si dovrà partire da subito perché la progettazione è già partita nel 2014, quindi l'Europa si sta impegnando e noi dobbiamo però presentare progetti validi che possano essere finanziati e che possano anche alimentare il nostro turismo. Grazie Susanna, quindi siamo soddisfatti, Nunzio, di questo appello? Io sono soddisfatto anche della vostra disponibilità a dare eco a questa nostra iniziativa. Spero che sensibilizzi anche gli elettori e tenga conto della disponibilità e della coerenza delle persone che al momento si sono presentate. Ovviamente il tutto sarà verificato in corso di legislatura attraverso la figura di un garante. Si tratta di una persona che è un funzionario ex, adesso in pensione, molto valido perché ha conosciuto abbastanza queste programmazioni, che darà una valutazione sull'operato delle persone che sono state elette e che in qualche modo si impegneranno per queste cose. Per cui non è finita qui, terremo gli occhi aperti per quanto riguarda l'attuazione di questi punti. Grazie. Quindi questo Movimento 5 Stelle sarà una spina nel fianco dell'agricoltura della Regione Abruzzo? Io non parlerei di spina del fianco, ma quanto di una traccia. In questi 5 punti sono stati individuati i punti critici che molte volte non sono stati trascurati. Cioè, io dico sono stati trascurati nemmeno per malafede, ma per mancanza di competenza. Non si sono resi conto, hanno visto gli assessorati purtroppo solo come occupazione di poltrone e distribuzione di incarichi che poi non avevano un ritorno. Noi pensiamo di non essere una spina, ma di essere uno stimolo positivo e anche dopo le elezioni siamo sempre disponibili a dare le nostre indicazioni a quanti vorranno richiedercene. Grazie a tutti quanti.